no, 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 Salvatorio Salesiano Mondiale, vale a dire, da questi schermi che voi vedete qui ci colleghiamo con tutta la famiglia salesiana del mondo. Questo schermo che alle vostre spalle è collegato con l'America Latina, l'altro con l'Oceania, ed è veramente molto bello perché si vede in diretta quello che i salesiani fanno nel mondo. In questa stanza abbiamo scritto in 30 anni pagine di storia, c'è stato l'accordo preliminare pre-Oslo tra Arafat e Shimon Peres, poi con i rappresentanti dell'Iran, eccetera. E il motto di questa stanza è: vogliamo vivere a colori con il cuore di Don Bosco. Siccome Don Bosco è dopodomani, se vi fa piacere possiamo enunciare questa cosa. Al mio tre, vogliamo vivere a colori con il cuore di Don Bosco. Prego, 1, 2, 3. Vogliamo vivere a colori con il cuore di Don Bosco. Grazie. Ti è piaciuta questa moschea? Sì. Don Bosco. Ci ha regalato questa broderia, un ricamo del 1230 che avevano fatto le donne marocchine per proteggere la moschea di Rabat dalla luce. Qui all'interno c'è il terzo marabù, che è la terza reliquia più importante di Maometto al mondo. Questa è una porta di alabastro del 780 d.C. di una moschea di Agadir. È l'oggetto più importante dove sta quel ragazzino, non lo toccate per favore, è il primo Corano scritto a mano itinerante dell'Arabia Saudita. Questa stanza è particolarmente importante anche per motivi storici, perché qui è stata rinchiusa Leonora Pimentel Fonseca, grande giornalista, artefice della rivoluzione partenopea, e da quella stanzetta mandava messaggi ai suoi compagni che erano nella prigione che una volta stava a San Martino. Questa è Maria Rodriguez.